Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Siamo sul metodo Easy Slap e all'esercizio 41. Stavamo lavorando sulle machine gun triplets, che era questa terzina di sedicesimo fatta con una nota reale, due ghost, più un ottavo fatto in questo caso con una nota reale che cambia. Ricordo che la differenza tra le note reali e le note la differenza tra la machine gun che ha la terzina di sedicesimo e i quattro sedicesimi è questa: nei quattro sedicesimi io ho un'andatura più lineare. Nella machine gun le prime tre note sono più ravvicinate, mentre l'ultima, la quarta, rimane lunga un ottavo. Anche in velocità senti che dà la sensazione di essere come un'accelerazione la machine gun. Bisogna buttare il pollice e cercare di fare in autonomia, in automatico, meccanizzando il movimento. Quindi parti molto lento, alterna i sedicesimi alla machine gun, come abbiamo visto nell'esercizio precedente, il 40. In questo caso ho la mia machine gun che va a finire sulle note Do, Si e La nella prima battuta. Questo La, oltre all'ottavo, rimarrà poi lungo per il quarto. Nella seconda battuta, simile all'inizio, dopo aver dato in pluck la nota La, andiamo scivolando, facendo uno slide, fino alla nota Mi al tasto 9 della corda di Sol. E la lasciamo con un glissato, quindi uno slide, e la lasciamo suonare nel quarto. Proviamo a farlo insieme con la batteria. Magari ti metto in primo piano il basso e puoi seguire tutto nella stessa videata. 2, 3 e 4. Benissimo, chiaramente parti lento e poi piano piano tiralo su, quindi parti. Buon lavoro, partita un po' più lento, però di così, mi raccomando, parti molto lento, meccanizza il movimento e portalo su di velocità. Alla prossima, ciao!